Vedete, anche la Negi ha paura della cucina di Kumiko. E ecco qua il mio. Quale vi sembra venuto meglio? Beh, l'aspetto non è male, eh? L'aspetto sembra invitante. Intanto, ragazzi, salutate che questo sarà nel video ufficiale perché sto facendo il video della live. Ragazzi, benvenuti su un nuovo e fantastico video di cucina! Bene, anche oggi un altro piatto tipico della cucina giapponese. bene, quindi oggi cuciniamo Kyonanitsukuryo kurekara. Yakitori desu. Oggi facciamo gli yakitori, che sono gli spiedini di pollo. Quindi, siete pronti per questo video di cucina? Kumiko, Kumiko, nanka, ready? Ready. 3, 2, 1, go! Quindi per fare gli yakitori prendiamo come prima cosa la neghi. E poi là ci serve la carne. Bene, prima cosa laviamo la neghi con cura e con amore. Sero. È molto importante la grandezza con cui tagliate. Sembra che usa il coltello da un anno, è vero? Guardate com'è brava. Bisogna togliere la parte più al centro. Bisogna togliere questa parte più bianca. Guardate se non sembra una faccia che sorride. Vedete, anche la neghi ha paura della cucina di Kumiko. Anche Kumiko no ryori ko wakatteru mitai kono negi. Sì, la vedo molto contenta. Comunque, devo smetterla di fare queste battute quando c'ha il coltello in mano. Ragazzi, andate sul canale Akatsu perché è uscito un nuovo video. Nuovo video. Sul canale Akatsu parliamo di discriminazione in un ristorante giapponese di Osaka nei confronti di alcune cinesi. Bene, ecco qua che abbiamo intagliuzzato tutto per fare gli yakitori e adesso li infilziamo. Infilzare, infilzare. Infilzare. Mettiamocelo. Kumiko Josu, Josu? Sei Giusto. brava? Ha detto Kumiko che è bravissima a infilzare le cose. Beh, Kumiko sicuramente riuscirei a fare un buon lavoro. Io mi fido di te. Ovviamente questa è solo una prova. Adesso mettiamo la Negi. Guardate, guardate quanto è brava la nostra Kumiko, è bravissima. Se non le diciamo che è brava, poi si arrabbia. Guardate quanto è brava la nostra Kumiko, veramente eccezionale. Ecco qui che infilziamo anche il prossimo pezzo. È arrivato il primo spiedino di pollo. Bene, 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 bene. Adesso ne facciamo un altro po'. Adesso faccio anch'io gli yakitori, prendo un kushi. La nostra Kumiko non ha tagliato molto bene il pollo, quindi è un po' difficile. Aggiungiamo un altro pezzo di carne, e un altro pezzo di carne. E ecco qua il mio. Quale vi sembra venuto meglio? Adesso noi finiamo di prepararne, penso che ne verranno altri due. Già, ecco i nostri yakitori. Questo l'ha fatto Kumiko, mentre tutti gli altri l'ho fatti io. Direi che ho fatto un lavoro fantastico, quindi adesso li mettiamo in pentola e prepariamo i nostri yakitori. Bene, prendiamo la salsa di soia in cui dobbiamo intingere i nostri yakitori. Ecco qui che mettiamo la salsa di soia. Mettiamo anche del mirin. No, pure mirin già, no, il ryorishu. Mettiamo il ryorishu. Il mirin l'abbiamo messo prima. Adesso qua bisogna un po' mescolare. È arrivato il momento di iniziare a cucinare, direi. Mettiamo gli yakitori. Ragazzi, che momenti! Abbiamo girato gli yakitori e poi abbiamo la salsina da mettere. L'aspetto non è male, eh? L'aspetto sembra invitante. Anche il profumo, non sembra male. Allora, secondo voi mi cadrà questa batteria? Secondo me sì. Stiamo facendo gli yakitori. Tra l'altro, dove se vai a ta? Se vai a ta, non vedo l'ora. Ma, ok, Kumiko ha fatto solo questo qua più sfigatello. Io faccio tutti gli altri, quindi mi sento arrivato. Intanto, ragazzi, salutate che questo sarà nel video ufficiale perché sto facendo il video della live. Quindi saluti a tutti. E vabbè, questa comunque vi dico sarà una live corta. Saranno tipo 5 minuti di live così backstage. Le mettiamo dentro, ecco qua. Se mettiamo. Avevamo un pochino poca salsa di soia, ma noi li facciamo un pochino. Come si dice? Healthy. Vabbè, direi che i nostri yakitori sono pronti. Sono pronti. Sono pronti. Quindi adesso ce li andiamo a gustare per voi. Bene, ragazzi, è arrivato il momento dell'assaggio. Assaggiamo? Assaggiamo. Yakitori, siete pronti? Itadakimasu. Kureseba ga tsukutte yatsu. Questo è quello che ho fatto io, ma li ho fatti tutti io a parte uno. Vai, avete te. Do desho? Oishii? Io faccio l'unico che ha fatto Kumiko. Quello è Kumiko, no, dai, eh. Ci manti il tuo demon. Hai, avete mio. Quello fatto peggio è quello di Kumiko. No, scherzo. Jodan, Jodan. Scherzo. Non male, non male. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao a tutti da Sebastiano Serafini e Kumiko Arai. Noi oggi abbiamo cucinato gli yakitori per voi, sono venuti anche bene. E niente, se vi è piaciuto questo video ovviamente iscrivetevi. Iscrivetevi. Lasciate un mi piace, un bel commento e condividete il video, mi raccomando. Non dimenticatevi anche di passare per il mio Instagram, quello in giapponese, così vedete tutti in retroscena, anche ho fatto una live. Live muyatane. E noi ci vediamo alla prossima puntata, come vi ha detto la nostra Kumiko. Bye bye. Bye bye. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posta un sacco di cose interessanti. しない。